Buonasera e benvenuti a Replay, una domenica senza calcio per la Serie D, però il vuoto è stato colmato da parole e polemiche, articoli stampa con interviste prima a Stefano Fiori da parte della Gazzetta del Sud, Franco Segreto lo ha sentito nella giornata di sabato, poi invece la replica, o meglio l'intervento del dirigente Silletta sulle colonne del quotidiano, due cose che viaggiano parallelamente, due dichiarazioni diverse che però fanno capire che il periodo è veramente burrascoso, al di là del clima che c'è in Calabria, il problema è veramente grosso per quanto riguarda il Cosenza e sinceramente a giudicare da quello che abbiamo letto non ci sembra possibile che la prosecuzione del campionato sia sereno, così come ci è stato detto settimana scorsa anche dal presidente Guarascio, che ha detto sono dei problemi che si risolveranno. Poi abbiamo avuto contatti anche con chi gestisce il settore giovanile, ossia Francesco Candelieri, anche lui non è assolutamente sereno, visto come stanno andando le cose, e anche in un settore che ha funzionato benissimo finora, come quello del settore giovanile, purtroppo ci potrebbero essere problemi a breve. Parleremo anche di questo, c'è una rettifica pure da fare su qualcosa che abbiamo detto in trasmissione venerdì, la faremo in corso d'opera, la trasmissione è seguitissima, la voce è quella di Franco Segreto. Buonasera a tutti, dicevo che se ci stanno delle rettifiche, significa la facciamo subito seguita. Allora, perché alcuni genitori di ragazzi che hanno fatto parte del settore giovanile nella passata stagione e che fanno parte anche ora del settore giovanile hanno tenuto a precisare che non è vero che sono dovuti intervenire dal punto di vista economico per aiutare il settore giovanile. Questo probabilmente avveniva prima che arrivasse Candelieri a gestire il settore giovanile del Cosenza 14 l'anno scorso insieme a Stefano Fiore, Ariste Donetti, insomma, chi sta gestendo questo settore giovanile, perché tutto funziona alla perfezione, ci dicono i genitori dei ragazzi, non c'è stato mai bisogno, anzi è assolutamente vietato, non c'è una partecipazione da parte dei genitori, sono dei costi importanti che affronta chi gestisce il settore giovanile, per le trasferte soprattutto, e fanno parte della trattativa, diciamo, che c'è in corso fra il Cosenza giovanile e la società. Ne parleremo ancora perché è un nodo cruciale, se non il nodo cruciale, ma ci sono altre cose che non vanno. Vittorio Scarpelli oggi ha scritto anche del settore giovanile sulle pagine della Gazzetta del Sud. Buonasera, benvenuto a Massimo Mitidieri. Buonasera. E Pippo Gatto alza lo sguardo un po' dal suo tablet. Sta controllando fra tempo o calcio, cosa controlla? Tutti e due. Intanto Ibra tre giornate. E Aronica ancora niente? Ancora stiamo aspettando. Stanno valutando lo schiaffo sulla guancia di Nocerino. No, non c'è stata la prova televisiva. È intervenuto Alessandro Moggi. Oggi sono uscite le motivazioni poi della sentenza della squalifica del papà. Poi è intervenuto Alessandro Moggi, che è in procura con lui, Aronica. No, quindi dice nessuna prova televisiva. Benissimo. Nessuna prova televisiva. E chissà perché. Non si capisce. vedremo una gli sviluppi. Una mano lava l'altra, va bene, in questo caso. Vedremo gli allora, sviluppi. Franco, non c'è stato il calcio, però è stato un weekend ad alta tensione. Con calci. Con calci. Dicevi tu benissimo stamattina. Calci figurati, però. Ci siamo sentiti. Da dove partiamo? Vogliamo partire dall'intervista di Stefano Fiore, che hanno letto intanto. Sì. Ho ricevuto moltissime telefonate, perché in effetti Stefano ha fatto sentire la sua voce al mondo intero pallonaro calcistico cosentino e ha messo, diciamo, a fuoco determinate situazioni. E la cosa più importante, vabbè, dei punti e di quello che sarà il campionato ne parleremo dopo, visto e considerato che insomma in questo momento ad imperare sono le voci, le polemiche, le diatribe e le ruggini. Del resto quella frase "il Cosenza fa acqua da tutte le parti", detta una settimana fa, meritava un approfondimento. Niente, è uscito allo scoperto e facendo dei passaggi significativi e pregnanti. Il primo, quando parla praticamente del cambio dell'allenatore, che da lì in poi insomma si sono raffreddate le situazioni e quindi i rapporti con la dirigenza, in particolare col presidente Guarascio, come se fosse stato delegittimato. Questo lo fa capire, non lo dice apertamente, però è sotto gli occhi di tutti che lui, lo sappiamo, era per Luca Altomare, poi gli dice ha scelto il presidente, io non ho nulla contro Tommaso Napoli, col quale ho iniziato a giocare nei primi anni 90 proprio a Cosenza, è stato tenuto a battesimo proprio da quella squadra, e uno di questi era come difensore centrale Tommaso Napoli, però dice ci vuole il rispetto dei ruoli nel calcio, e questo è un primo
passaggio importante, evidentemente questo rispetto dei ruoli non c'è stato. Poi quando gli ho fatto la domanda, gli ho chiesto del settore giovanile, qui vorrei sentire anche gli altri, perché anche Scarpelli e tutti gli altri colleghi hanno approfondito un po' la situazione, lui ha parlato che c'è stato praticamente l'estate scorsa con Candelieri, quindi con il suo gruppo, questa intesa di massima verbale, una stretta di mano, che poi non si è concretizzata a distanza di 6 mesi con un nero su bianco. Quindi dice si tira e si mena il can per l'aia, e vorremmo che il discorso si chiudesse, non fosse altro perché le spese che noi abbiamo messo in conto erano già all'inizio, però la società nicchia, la società tergiversa, e vorremmo che si dicesse o dentro o fuori. Poi parleremo anche delle spese, sembra che sia intorno a 70-80, che dice addirittura 90.000 euro, sì, dei premi, la valorizzazione più, premi di preparazione, e Stefano ha detto ci sono delle percentuali, come succede in tutte le società di tutte le serie, dice non riesco a capire il perché la società purtroppo c'ha questi tempi biblici, questi tempi lunghissimi, questi tempi che per il calcio, nel calcio facevo una battuta l'altro giorno al collega Alessandro Russo, che salutiamo, del quotidiano, che diceva appunto che i tempi nel calcio sono quelli rock di Celentano, non sono sicuramente il ballo della mattonella, perché non si va da nessuna parte, lo diceva anche Stefano Fiore, qui per cambiare l'allenatore 10 giorni, per acquistare un giocatore sono passati altrettanto, forse un mese e mezzo, ricordate, sì, noi abbiamo giocato, lo abbiamo più spesso sottolineato, senza attaccanti, e quindi si capisce, si può capire il discorso dello scotto del noviziato, però dopo 6 mesi di apprendistato, tra virgolette, io direi che insomma un vizio, o ce l'hai il salvagente o te lo togli, e se te lo togli chiaramente devi andare a nuotare con le tue braccia, questa è la verità dei fatti. Mi auguro che arrivi questa sera l'avvocato Quaglio, perché ci ha promesso. Bravo, che hai svelato già, io che sarebbe sono arrivato, sempre cauto, sia per il maltempo e anche no, perché per... c'è neve dappertutto, lui sì, veniva da però fuori. Però dovrebbe venire l'avvocato Quaglio, e allora sarà anche per molto capire un po' sentire... Gianluca, e chiudo questo mio primo intervento, perché sta prendendo schiaffi un po' da tutte le parti questa società, e non mi sembra giusto e logico, perché c'è una propria dignità, ci sono delle persone, diciamo, delle persone serie che hanno sposato questo progetto, però poi a distanza di 6 mesi leggere determinate cose, magari qualche socio, qualche dirigente che alza la voce, la fa sentire, magari mettendo al pubblico ludibrio lo stesso Quaglio e magari il presidente Guaracci, ecco, ascoltare dalla loro viva voce è significativo anche per chi ci ascolta, per il popolo rosso-blu e chiaramente per tutti quelli che hanno a cuore le sorti del Cosenza Calcio. La domanda di Walter che ha fatto dalla tua sedia l'altro giorno, perché hanno lasciato? Ora con questa intervista di Silletta qualcosa si capisce, si capisce. Evidentemente c'era disaccordo su alcune scelte, sulla gestione, o comunque sembrava che ci fosse disinteresse e poi si è tramutato in distacco. Vittorio, situazione grigia. Io se posso, a me non piace mai essere drastico, ma è il caso di dirlo, il giocattolo si sta sfasciando. Perché? Perché probabilmente le basi erano meno solide di quello che si poteva credere all'inizio. Adesso sta a capire a chi toccherà raccogliere i cocci e farlo in tempo, perché c'è ancora un campionato. In teoria, se non fosse per un distacco già a mio parere abissale dall'Interreggio, il Cosenza sarebbe comunque in lotta per posizioni di vertice, più che in teoria anche in pratica, è a 2 punti dalla seconda. Questo perché? Perché ci sono crepe dappertutto. La dirigenza, a questo punto io mi riferisco al presidente Guarascio, lo stesso Quaglio, non ha mai forse non è mai scoccato questo feeling tra la dirigenza e l'area tecnica. In più adesso quest'altra crepa che si è aperta nel fronte interno societario, io sembra quasi essere stati catapultati nuovamente nelle triste avventure della Serie D post primo fallimento. Ma anche nella prima divisione dell'anno scorso, perché anche sì, lì c'era però un problema di per paragonare le due categorie, diciamo, affini, Serie D e Serie D, sembra riessere, è brutto andare a ripescare alcuni soggetti, alcune situazioni, sembra essere tornate ai tempi di Intrieri, di Nucaro, quando davvero non si sapeva niente. È sintomatico che si torna a parlare di stipendi. Quando vengono toccati questi tasti dolenti, evidentemente vuol dire che qualcosa non va, e nel Cosenza di cose che non vanno ce ne sono. In più, aver delegittimato completamente Stefano Fiore, al prescindere dalle scelte, fa capire che comunque evidentemente non tutti avevano voglia di portarlo avanti. A mio giudizio, se posso esprimere una mia opinione personale, è un peccato, perché la società quasi sta usando Fiore, a mio giudizio, solo per l'immagine
e non per le capacità manageriali che magari non avrà perché all'inizio, ma che può sicuramente fare. Bisognava dare spazio, secondo me, in maniera importante a Fiore. Il settore giovanile è anche una sua creatura, tra virgolette, è stato completamente bistrattato. Massimo Mitidieri, parlavo venerdì del difetto di fabbrica, affiancandolo al difetto di fabbrica che Alessandro Russo ha evidenziato nella squadra dal punto di vista tecnico, però evidentemente ce n'è uno che pesa un po' di più, che è quello della società. Un difetto di fabbrica è nata un po' male, c'è qualcosa che non va e non si è sistemata in corso d'opera. Ma sono passati solamente 6 mesi da quando noi... C'era ancora in garanzia, dici? Sì, penso ancora, sì, un semestre, ancora semestrale, da quando si parlava che... Se è il caso di attivarsi per trovare, fare una società ex novo, fermarsi canonicamente un anno, trovare delle soluzioni alternative, cercare di far confluire degli imprenditori. E dopo 6 mesi ci ritroviamo a punto e da capo praticamente. No, diciamo che la strada ti portava a pensare inevitabilmente a questa situazione, perché come giustamente dice Vittorio, troppe discrepanze, troppe crepe, troppi lati oscuri di una società che era partita con 2 obiettivi primari, non dimentichiamocelo, progetto e trasparenza. Sul progetto vorrei capire a questo punto, a distanza di 6 mesi, che progetto c'era inizialmente, perché quando tu stili un progetto, tu puoi fare un progetto a medio, a lungo termine, a breve termine, mettilo come vuoi, pur sempre un progetto. E se vi ricordate, nelle conferenze stampe dei dirigenti, del presidente ed anche di Stefano Fiore, prevaleva questa frase, progetto. Forse un progetto dove non abbiamo mai avuto noi la capacità di approfondirlo, di chiederlo a muso duro, ma che progetto è? Che tipo di progetto vuoi avviare? I tempi calcistici ormai sono talmente veloci, talmente violenti, che non hai la possibilità di fermarti un attimino e ragionare. Perché appena termina il campionato già si deve pensare al ritiro, già si deve pensare al prossimo campionato, c'è la Coppa Italia, partite in presettimanali. Non hai mai realmente la possibilità di fermarti un attimo e focalizzare effettivamente il discorso. Trasparenza. È disarmante quello che è successo a Cosenza. Io penso che gli organi di informazione hanno il merito di aver tenuto un profilo molto basso e questo dimostra, a mio parere, l'affetto che al di là della professione che tu occupi è l'affetto e l'amore che hai verso la tua città e verso la squadra. Perché sono successe cose allucinanti. 10-12 giorni per trovare un sostituto di un allenatore. È andato via Daniele Mari, scomparso, l'ha detto stampa, quando squadre di spessore ben più basso, e non voglio citare nessun altro tipo di squadra, ben più basso, almeno un referente che si chiama addetto agli organi di informazione, che si chiama addetto stampa, esiste. In Serie D tutte le squadre hanno un addetto stampa. Che cos'è l'addetto stampa? L'addetto stampa è colui che dovrebbe essere il portavoce di tutta la confluenza di uno o più dirigenti. Forse che per questo non è possibile pensieri. Averlo, visto che hanno diversi pensieri. Ho capito Gianluca, però se tu oggi vai a vedere Silletta sul quotidiano, Fiore sulla Gazzetta del Sud, il giorno prima altre due notizie, scusatemi ma il tifoso, veramente ritorniamo, riavvolgiamo il nastro di 6 mesi. No davvero, ma io ci pensavo sabato, tu immagina un addetto stampa in questo Cosenza, un po' anche Valerio Caparelli l'anno scorso, si è trovato nella bufera. Fatto salti mortali. Avrebbe fatto avuto difficoltà chiunque. Chiunque avrebbe avuto. Quindi voglio dire, vogliamo usare un termine forte, è stata una gestione fallimentare? Forse è il caso di cominciare ad entrare in quest'ottica. Ma io non direi però ancora fallimentare, siamo lì però. Franco, poi per fallimentare. Non direi ancora fallimentare. No, ma per fallimentare. Siamo alle porte. Tu siamo insegni, alle porte. Franco, tu mi insegni che un'azienda, e io continuo a dire che anche se siamo in Serie D, comunque il Cosenza è un'azienda, perché ancora di più sottolineiamo il concetto che sono entrati imprenditori che con il calcio avevano poco niente a che fare precedentemente. Tu imprenditorialmente devi creare una base affinché tu possa creare un gruppo, un'azione di intenti, un obiettivo, un progetto, come loro hanno sempre detto. Ma io ancora non riesco a capire questo progetto, sì, su cosa si basa. Se il progetto si basa, e parliamo sotto l'aspetto squisitamente economico, si basa sulle cifre che ho letto stamattina, cioè
di 720.000 euro, che al momento e in prospettiva fino al 30 giugno non ci sono le capacità di coprire, se non verranno nuovi elementi, allora qui veramente lascia molto da pensare, e devo giustificare a questo punto il tifoso che non ha creduto in questo progetto. Momento difficilissimo, Pippo, probabilmente ha ragione Franco, non siamo in una situazione compromessa, però conoscendo Cosenza e ricordandosi quanto è successo anche l'anno scorso, in cui una situazione che si poteva salvare invece è precipitata, allora non possiamo essere ottimisti. Guarda, io sono d'accordo con Massimo sul profilo basso tenuto fino ad oggi e sono un po', come dire, preoccupato per come sono venute fuori i problemi. Ma a mio avviso si sta facendo un po' troppo clamore sulla cosa, anche perché era prevedibile che arrivassimo a gennaio in questa situazione, che non è quella dell'anno scorso, non è neanche quella dei 4 anni fa quando è successo di tutto e di più. Qua almeno si è tentato di tirare su una società, e a mio avviso una società ci sta. Ci stanno dei soci di riferimento che sono Guarascio e Silletta, che hanno coagulato due gruppi. E ci sono Quaglio, ovviamente, Guarascio, Quaglio e Silletta, nel senso di due gruppi che poi alla fine hanno qualche rugosità. E ci stanno però soci che sono scomparsi, non abbiamo mai visto, non sono mai impegnati. Sono andati davanti al sindaco e hanno preso un impegno che non hanno mai mantenuto. Questa è una cosa su cui bisogna ragionare e prendere in considerazione il fatto che se è stato fatto un progetto, è stato fatto in base a un budget sicuramente, perché non penso che nessuno è pazzo da avviarsi in un'avventura dove c'è preventivata una cifra, dove sono state tolte le cifre, adesso viene meno ovviamente chi deve coprire le spese che a gennaio si fanno sentire più di altri mesi, perché all'inizio c'è l'entusiasmo, poi dopo la batosta delle 3 giornate di squalifica ti sono venuti a mancare 3 incassi, di cui uno fondamentale, quello con l'Acri, che ti avrebbe comunque portato qualcosa in cassa. A prescindere da questo, i contrasti con 9 soci è normale che escano fuori. Quello che è preoccupante è che escano fuori troppe cose, a mio avviso, è giusto che se ne parli, è giusto che Silletta si lamenti, per carità, anche a giustificare il suo impegno, perché magari lui avrebbe voluto contare di più, non lo so, uscire così a mio avviso è deleterio per tutto l'ambiente, anche perché visto il passato, per quello che è accaduto, alla fine diventa un detonatore che può distruggere tutto. Dobbiamo dargli anche atto del fatto che questi signori è la prima volta che si impegnano a fare una città, non hanno l'esperienza, cioè il prezzo del noviziato lo stanno pagando un po', forse troppo caramente, e c'è anche la volontà di portare a termine il progetto. Nel senso che se martedì scorso Quaglio è andato negli spogliatoi a parlare con i giocatori, non sono scomparsi. Se l'altro ieri mi pare a te, Franco, ho detto Guarascio che avrebbe fatto i bonifici. L'ha confermato prima di entrare in trasmissione. Voglio dire, non c'è questo stato di abbandono della società. A mio avviso, non per difendere nessuno, per carità, perché secondo me un tempo queste cose non uscivano fuori e si facevano campionati e si portavano a termine campionati. Quando poi le polemiche sono diventate troppo accese, qualcuno magari non so per quale motivo, perché molte volte trovi anche interessi di parte, perché voglio anche dire, Fiore sta facendo un gran lavoro, ha fatto un gran lavoro, e secondo me tutti questi problemi che mettere Fiore contro la società, a mio avviso, saranno problemi loro interni che prima o poi risolveranno. Non voglio entrare nel merito della polemica, però a mio avviso si sta facendo troppo baccano intorno a una cosa che secondo me a questo punto va tutelata, perché signori miei, se questa cosa scompare, ma veramente abbiamo finito. Franco, hai sentito Guarascio nei giorni scorsi, sì. Sentito pure poco fa, che situazione c'è nel Cosenza in questo momento? Ma lui mi è sembrato tutto sommato, come dire, il solito Guarascio. Ovviamente gli ho chiesto un attimino come andavano le cose, mi ha confermato che saranno fatti i bonifici bancari in questa settimana e che va avanti, mi ha confermato che chi vuole ancora continuare a sposare questo progetto non ci sono problemi, chi eventualmente non vorrà più continuare questa avventura potrà farsi da parte, e lui sta cercando, questo me l'ha confermato
anche oggi pomeriggio, sta cercando altri €450.000 l'hanno cacciato. Compagni di viaggio, dire, sì, 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 ma nessuno dice questo, per carità. Lui, da quello che ho capito, eventualmente si farà garante di quelle che sono le spese da qui a fine campionato, anche se poi, per tornare al mio intervento precedente, caro Gianluca, quando parlavo di Stefano Fiore, e lì Stefano Fiore è stato interpellato per entrare in società, questo lo sappiamo tutti. Io, tra le altre cose, mi pare che una settimana fa aveva auspicato, sì, l'ingresso proprio di Stefano, lunedì scorso avevo auspicato l'ingresso di Stefano in società, e lui si lamentava del fatto, dice, ma se ci sono 9 soci che hanno sposato e hanno dato garanzie per quanto riguarda la copertura economica dell'intero campionato, non vedo perché ora a febbraio si debba chiedere a qualcuno, in questo caso al sottoscritto, diceva Stefano Fiore, di eventualmente entrare in società e coprire eventuali spese da qui fino alla fine del torneo. È chiaro che questa è una società che, come dice Pippo, dobbiamo darci anche qualche attenuante, la merita, perché le ultime 3 giornate senza pubblico, insomma, avrebbero fatto male a chiunque. Poi, se vediamo che tante squadre in questo momento sono sull'orlo del fallimento, ma vero e proprio, la Nissa è lì per chiudere i battenti, il Licata peggio che andar di notte, leggo ogni giorno il di squadre, il Marsala che ha avuto problemi. E allora, chiaramente, Pippo, alla l'esborso fine, iniziale dei... Teniamoci questo discorso, perché se effettivamente non si dovesse trovare una sinergia, un'unità di intenti, e allora veramente si andrebbe a mare tutti. Anche l'esborso iniziale dei €350.000 non è stato indifferente. Se avessero avuto questa cifra a disposizione i soci per cominciare il campionato, non anche si sarebbero trovati. Anche questo è significativo. È anche vero, però, che se, come dice Pippo e come ha detto anche Guarascio, c'è qualcuno dei 9 che si è tirato indietro, allora la situazione è andata in tilt per questo motivo. Come? Ci vorrebbe qualcuno alla società che ce lo dicesse. Tra poco, nella seconda parte, adesso abbiamo la certezza, avremo l'avvocato Quaglio, quindi potremo chiedere a lui in risposta a quanto è uscito sulla stampa in questi giorni, che coinvolge sicuramente la società. E mi dispiace, perché la squadra, da questo punto di vista, aveva ripreso bene la marcia con l'ingresso di Tommaso Napoli, 7 punti, 3 li dobbiamo dare a Franco Flori, a Cesare quel che è di Cesare, 4 punti a Napoli con il pari di Noto e la vittoria poi sul neutro di Scalea. Ma guarda caso, in questa domenica senza calcio è successo di tutto, si gioca non ci si pensa a queste cose, ma meglio così, ben venga una domenica e una pausa di chiarimento, come auspicava Massimo Miti ieri, perché dice il ritmo del calcio non permette di mettersi d'accordo. Questa, quando ci si siede, si litiga, quindi però è necessario arrivare a una soluzione, perché non ci si può trascinare per settimane e per mesi senza una soluzione. Prima che intervenga Domenico Quaglio, tu la vedi questa soluzione? Sì, io la vedo. Vedo questa soluzione, e sono d'accordo praticamente sul fatto che bisogna fare gruppo, bisogna fare sinergie, cercare di cooptare in tutto e per tutto, come diceva il mio amico carissimo Vittorio Scarpelli, lo staff di Stefano Fiore, e poi trovare un punto di riferimento nel settore giovanile, che nel settore giovanile si dà al gruppo Fiore Candelieri o viene gestito direttamente da Guarascio o da chi per lui. Però io ripeto, auspico che poi alla fine prevalga il buonsenso e ci sia un'unità di intenti. Chi vuole restare resta, chi no va via e si trova qualche altro. Pino Citrigno, per esempio, che ho incontrato l'altra sera, che aspetta di vedere i conti, e Pino sarebbe contentissimo. Potrebbe essere uno di quei 2 felicis, o 3. Bravo, anche felicissimo se nelle ultime ore lui di entrare nel Cosenza. Ha detto che questo interesse si è raffreddato non parecchio, almeno da parte sua. Per il clima che c'è nella società, non per il clima... Probabilmente sì, per il clima che c'è nella società, ma il calcio è bello, perché poi ognuno lo vede a modo suo. Io obiettivamente sul discorso del pubblico resto perplesso, perché chiaramente oltre al danno all'immagine io non riesco a vedere altri danni, perché l'incasso era buono a mio giudizio per, almeno fino a questo inizio di campionato, per pagare poi gli addetti lì allo stadio. Sicuramente tutti ci auspichiamo che le cose cambino, però da qui a dire che, insomma, sì, lo scotto è noviziato, tutto quello che si vuole, nessuno punta il dito contro i soci e sulla loro pulizia etica, insomma. Però obiettivamente una cosa è la pulizia, una cosa è la competenza, i tempi sono rock, è stato detto prima,
In questo momento noi stiamo andando a un ritmo di mazurka che non so dove possa portarci. Ci fermiamo qui, seconda parte, vi aspettiamo e non perdete replay perché fra poco ci sarà l'avvocato Quaglio, avremo parecchie domande da porre, l'avvocato Quaglio, anche cose da sentire, da ascoltare. A fra poco. Non ci crederete, ma nella pausa Pippo Gatto e un altro ospite, di cui non faccio il nome ma solo il cognome, Miti Dieri, parlavano di cucina e noi abbiamo aggiunto un posto il a tempo, tavola. È il tempo che... Abbiamo aggiunto un posto a tavola perché c'è l'avvocato Quaglio che ci ha raggiunto, amministratore delegato del Cosenza. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. Chiamato in causa da un articolo oggi del collega Walter Leone che si chiedeva venerdì sera, proprio dai nostri studi, come mai alcuni soci hanno lasciato, abbandonato o comunque hanno... ha dettato la presa sul Cosenza, poi ha sentito uno dei soci di riferimento di questa società, Silletta, che ha chiesto, si è rivolto proprio a Guarascio e Quaglio con alcuni interrogativi. Naturalmente Domenico Quaglio ha letto l'articolo e poi dobbiamo parlare di altro, ma cominciamo da qui, cominciamo da questo articolo che comunque è stato un po' di clamore oggi. Sì, anche se poi l'ho letto, Mario non l'ho sentito, c'è stata una giornata un po' movimentata come ogni lunedì, quindi insomma non ho fatto in tempo a sentire Mario, però non vedo nulla di eclatante. Quello che almeno del virgolettato poi insomma Mario insomma mi pare di aver capito, di aver letto che voleva precisare alcune cose, ma su questo ne abbiamo parlato con Mario in questi mesi, cioè alcune cose che riguardano i numeri di questa società, della compagine societaria. Io sono di un altro avviso, in una società ci possono essere idee differenti. Per quanto riguarda specificatamente i numeri e tutto quanto il resto che riguarda appunto la vita societaria, ci sono le sedi opportune. E vi posso assicurare da questo punto di vista che le sedi opportune in questa società sono state tante, sono periodiche e continue. Anzi, una cosa che ci è stata rimproverata è il fatto di aver fatto riferimento in maniera forse troppo costante alle assemblee dei soci. E quindi da questo punto di vista direi che i numeri insomma, sono altre sedi più opportune nelle quali valutarle. Ci sono state, continuano ad essere, quindi da questo punto di vista siamo tranquilli. Certo, è chiaro che Mario in questi mesi in più di un'occasione anche a me personalmente aveva manifestato una forma di disagio, di fastidio, perché insomma, come a dire, non trovava almeno una parte del si dice, no? Che una parte poi viene raccontato dalla stampa, non trovava una giusta, come dire, chiamiamola soddisfazione o comunque una giusta ricostruzione dei fatti. E quindi magari da questo punto di vista anche a me sollecitava a ribadire, a ribattere, magari punto per punto, magari da ultimo delle cose anche abbastanza ridicole, ma che si smontavano da sé, come i soci, i famosi nuovi soci potessero aver messo cifre 10.000 euro, insomma voglio dire, ora andare a ribattere, la cosa sta, è in sé, talmente ridicola e priva di fondamento, che ho sempre detto a Mario, ma il lettore, lo stesso tifoso, insomma voglio dire, credo che siano persone che sappiano, come dire, ragionare, quindi andare a precisare che in realtà lo sforzo economico di questi soci, singoli soci, imprenditori sani e corretti, sia stato invece, come dire, particolarmente rilevante, altro che 10-20 mila euro, non aveva senso anche perché non ritengo che di questo bisogna parlare, perché di questo ci sono altre sedi opportune. Si vede che, come dire, poi il carattere di Mario, che è un vulcanico. E quindi diciamo ha sbottato verosimilmente, legato al fatto che, dicendo anche delle cose insomma anche condivisibili, quando dice che i soci dovrebbero essere, come dire, insomma oggetto di ringraziamenti e altro, e non di continue contumelie. Parla, no? Anche di mancato coinvolgimento, dice: sono 3 mesi che le notizie riguardanti la società
li apprendiamo soltanto dalla lettura dei giornali. Questo non so se è un virgolettato o meno, ma da questo punto di vista i fatti invece dicono sì, che ci riuniamo continuamente, e poi all'interno di una società abbiamo stabilito dei ruoli per cui chi è socio con una sua quota ha determinate funzioni, ha determinati ruoli, chi invece è stato delegato a svolgere dei compiti amministrativi, operativi, deve farlo. E quindi è chiaro che sono due canali diversi, così come in ogni società accade, insomma, quindi su questo io... Però avvocato, è vero che ci sono soci che sono venuti a mancare nel loro impegno, questo fondamentalmente ha un po' scombussolato i piani. Ma io, ancora prima di parlare di questo, perché come ripeto, su questo ci sono dei comportamenti, degli atti che poi sono... quelli societari, parleremo di aumento di capitale sociale, per cui i fatti mostreranno chi vorrà ulteriormente contribuire. Poi ci sono le carte lì a dire chi... Quindi c'è un piano di crescita e di sviluppo della società che passa per forza per un aumento di capitale. Sì, ma sì, ci sono... Così chi esce, però, chi non ripeto, ha più voglia. Assolutamente, da questo punto di vista saranno i fatti a parlare, ma io, ripeto, personalmente non lo ritengo... argomento di discussione, come dire, pubblica, ma non perché ritengo che il calcio bisognerebbe parlare altro. Altro paio di maniche che giustamente il tifoso si interroga e vorrebbe anche capire meglio, no? I numerini, però se una società, ecco, in questi ultimi sei mesi avrei avuto modo di intervenire più volte, no? Anche a smentire voci che, insomma, li vedevo anche da un punto di vista proprio ragionieristico, proprio incoerenti, insomma, quindi voglio dire. Però ecco, abbiamo scelto un'altra linea, abbiamo scelto la linea, quella societaria, ci sono atti, ci sono assemblee, c'è un consiglio di amministrazione, tutto trasparente, tutto assolutamente legalitario, e poi c'è invece un pulparè, cioè che è un altro ambito nel quale noi non vogliamo sinceramente... Sì, Vittorio ha alzato il ditino poco fa, poi c'è Massimo Vidiglieri, Franco. Io penso che... Scalpita, Pippo sulla fascia si è... Perché sì, io credo che le dichiarazioni sui giornali da che mondo è mondo non debbano mettere in crisi nessuno. Io penso che i problemi vadano oltre queste dichiarazioni, perché io sono anche d'accordo con l'amministratore delegato Rossoblu che i panni sporchi devono lavarsi in casa, ed è giusto, la sintesi è questa. Il problema è che i problemi sono altri, i problemi sono la mancanza di chiarezza sul settore giovanile, l'assenza di un segretario, l'assenza di un addetto stampa, è stato detto anche prima, l'assenza di una sede. Adesso il discorso degli stipendi, a mio giudizio, non è così rilevante, perché non si tratta di grosse cifre, però in effetti se si parla di progetto, poi insomma qua ci sono un sacco di punti interrogativi. Io colgo l'occasione di avere appunto l'amministratore delegato per chiedere a questi punti interrogativi quando bisogna rispondere, perché siamo ormai abbondantemente oltre il giro di boa. Al di là delle dichiarazioni e delle cosucce interne che lasciano il tempo che trovano, ci sono questi 4-5 punti che a mio giudizio meriterebbero un po' di attenzione, a prescindere dalla linea del silenzio che è stata scelta. Non so se ho il tempo di rispondere in maniera... Abbiamo una ventina di minuti, quindi però... No, allora partiamo dall'ultimo punto, il rimborso delle mensilità. Rimborso delle mensilità, siamo lì perché c'è in ritardo la mensilità di dicembre, la mensilità di dicembre che dovrà essere corrisposta il 10 gennaio, insomma, siamo un po' in ritardo, però su questo non è che ci nascondiamo, a parte non voglio fare ragionamenti di macroeconomia, c'è una macroeconomia, certo. Naturalmente stiamo... affrontando un momento di recessione mondiale, quindi non è che ci dobbiamo nascondere. Ma infatti il mio dito non era puntato sugli stipendi. Dietro questo. E, un'ultima annotazione, proprio di larga linea dal punto di vista economico, è chiaro che da un punto di vista economico questo progetto, che ha una prospettiva per il futuro, ma anche ha visto e vede concentrarsi sulla bilancio di questo anno, è chiaro che è stato completamente stravolto da una serie di fatti e di circostanze assolutamente impreviste ed imprevedibili. E mi spiego, per quanto riguarda le uscite sostanzialmente, noi siamo riusciti a fare una sorta di miracolo, cioè mantenerle in quello che era la prospettiva iniziale.
Quello che è cambiato all'interno delle singole componenti, ce ne sono alzate alcune per cui c'è stato uno sforamento anche evidente, per cui l'abbiamo recuperato negli altri settori, questo parlando in larghe linee. Dopodiché quello che invece è mancato in maniera, voglio dire, evidente, eclatante, purtroppo è stato ma il botterino, sono stati gli sponsor, cioè è stata la risposta. La risposta è chiaro che come un progetto concreto, noi non che a questo, ai botterini, alla sponsorizzazione, abbiamo dato una percentuale altissima, anzi mi spingo a dire, senza fare i conti in tasca a nessuno, che questa società nella percentuale tra i mezzi propri e quello che considerava dovesse venire dall'esterno, nella percentuale dei mezzi propri, in questo si è letta ragione ad innervosirsi, a dire oh, ma diciamo le cose come stanno, è una percentuale molto ma molto alta. È chiaro che quello che doveva venire dai botterini e dalle sponsorizzazioni, cioè dalla risposta dell'ambiente, e allora su questo perché non c'è stata questa risposta? Io una piccola idea me la sono fatta, è molto semplicistica, è molto diretta, i famosi risultati, anche questo, caro direttore. La mancanza di risultati ha provocato un po' questo disequilibrio. Questo non c'è dubbio. Ha provocato questo disequilibrio. Se a questo vogliamo aggiungere, la ciliegina sulla torta, data dal fatto che noi dal 18 dicembre siamo stati in casa con tutti gli incassi, diciamo, risibili, però comunque potevano essere un modo per poter... noi ritorniamo al San Vito in casa il 4 marzo. Cioè è un qualche... In casa non sono trasferte. Sì, allora. Sì, no, praticamente... No, perché costano anche le partite in casa. Perché le partite in casa che andiamo all'esterno, a noi ci costano. Due derby. Ulteriormente. L'abbiamo detto lunedì. Quindi voglio dire, è un qualcosa, da un punto di vista economico, ma questo non vuol dire che da qui significa che chi ha preso degli impegni si tira indietro, eccetera. È chiaro che c'è una criticità che riguarda tutto il sistema. Allora, quando anche sento che ci sono delle falle, in termini nautico che in questo periodo purtroppo di moda. È di moda, ma il discorso bisogna chiedersi, insomma, uno dei principali obiettivi, è chiaro che lì è lo scoglio, poi ci sono una serie di concause, è lo scoglio che ha diciamo poi fatto fare un po', determinato una serie di falle, è la mancanza sulle manganze delle figure, però forse è importante capire il perché. Sulla mancanza delle figure, io ripeto che a tutto il rispetto di avere una possibilità di un'organizzazione perfetta e teoricamente ineccepibile, ma come ho spiegato, per mantenere quel bilancio nei numeri generali, se da una parte abbiamo sforato, dall'altra abbiamo fatto un po' anche con l'impegno personale, abbiamo dovuto sopperire. Però io lo dicevo già, non credo che la mancanza di un addetto stampa, che per carità importante, abbia avuto, possa avere una influenza su quello che è il nodo principale, cioè la mancanza di risultati. Poi un'altra cosa, perché ne ho sentito tanti in questo periodo, io ho sempre detto che l'importante è che le risposte ci siano. E allora ho sentito dire che quando è scoppiato il caso Nuvola Sant'Antonio, che il Cosenza, perché l'unica a non fare, noi avevamo detto, ma guardate, quella innanzitutto è una soffiata interna, è qualcosa di spionaggio, eccetera, ma vedrete che non abbiamo succede. Ricordato più volte allora bisognerebbe avere anche l'equilibrio, una volta che si sgonfia quella cosa, di dire, ah no, ma avevano ragione però, di fatto il Cosenza non ha perso nulla e il Nuvola ha di nuovo i punti. Quando è successo la storia dell'Adrano, sicuramente avranno sbagliato, ecco la mancanza del segretario. Tranquilli. Quindi voglio dire, la risposta a questa, o c'è stato qualche problema sui tesseramenti, sono centinaia di tesseramenti, poi c'è che caso riguardano Gassama, il caso Gassama, sgonfiato altrettanto. Allora, oppure i centinaia di tesseramenti, ce n'è stato uno. C'è qualcuno che solo, pesca troppo nel traffico. Un solo. Allora, questi segretari, non è la figura. Qualcuno che vuole far brutare. Ne mettiamo quanti ne vogliamo. L'importante è che ci sia una struttura che ha dato i risultati. Come qualche allora, voi, figura che, extra io ne vedo, anche più che esagerato. Però, più, che segretario, più che segretario. I fatti dovrebbero essere. Ci sono stati su 120 tesserati, eccetera, ce ne sono stati 3, 10, 20 regolari. Non è così. Su 19 partite, quante sono adesso le partite disputate? Mi pare più o meno. Due sono state irregolari, una irregolare, e non è così. Su 21 giocate.
21 giocate. Una o due partite l'abbiamo persa? Nessuno. Eppure tentativi c'è stato un... Allora, che... l'unica cosa, è chiaro, sono state una serie di situazioni, molte diffide legate ad altre situazioni, ma non certamente a... Quindi sono figure che se ne può fare a meno. No, non è che se ne può fare a meno. Questa vabbè, è una mi fase... pare, caro Vittorio, ripeto, che si andrà io la sosterrei da questo punto di vista. Sulla questione risultati del sito, dire... vabbè, del sito non ne parliamo. No, ma infatti non mi sono per me, più che altro... Anche quello. Ok, poi approfondiremo sulla questione dei risultati. Si può dire che non ci si poteva aspettare poi molto di più da una squadra nata ad agosto con vari problemi e che ha sbagliato sicuramente qualcosa nella costruzione, perché ci sono una o due pedine che sono state sbagliate, però poi non c'è stata la facilità di lavorare a novembre quando sono venuti meno dei giocatori importanti. Sì, no, ma quindi, su questo noi veramente... 25 punti conquistati nel giro noi abbiamo anche su questo sposato una linea che avendo, che non vi ha avendo, dato molta fiducia. No, avendo in società una risorsa, un patrimonio come un campione, come Stefano Fiore, da questo punto di vista la linea sposata dalla società è stata quella di delegare interamente, ma è stato giusto questo, interamente le scelte tecniche a Stefano Fiore, chi più di lui. Poi lo stesso Stefano, voglio dire, anche nella conferenza stampa di dicembre, ha ammesso, ci sono degli errori, ma che problema c'è a dire questo? Poi gli errori li abbiamo commessi tutti. Non... Sulla questione del pubblico io riconosco che la città non ha fatto molto, voi forse non avete saputo nella prima fase proporvi alla città con la necessaria forza, anche con la spavalderia che a volte serve, quando non si hanno le carte giuste magari a volte si bleffa un po'. Voi non l'avete potuto fare, nella massima trasparenza i risultati però non ci sono stati perché la città non ha risposto da subito e i risultati non sono riusciti neanche con quel bis di vittoria fra San Biase e Serre Alburni a portare il pubblico allo stadio e Silletta proprio quel giorno era particolarmente amareggiato. Massimo Mitidieri. Sì, apprezzo l'avvocato Cuaglio per il ruolo che ricopre naturalmente all'interno della società, il fatto, mi ripeto in un'espressione che ho detto poc'anzi, il profilo basso, è giusto che lui limi tutti gli spigoli e sminuisca un po' quelli che sono stati o che possono essere gli eventi. Stride un po' e sinceramente mi ha colpito quando associa la figura dell'addetto stampa ai risultati, questo sinceramente non l'ho capito, vorrei una risposta da parte dell'avvocato Cuaglio. Avessimo questa bacchetta magica saremmo... No, la bancata dell'addetto stampa non ha influito sui risultati. Io penso che la figura di un addetto stampa serva anche a dare chiarezza in un ipotetico momento di confusione quando un lettore o un tifoso questa mattina è andato a comprare i quotidiani dove si è andato a trovare alcune affermazioni che giustamente l'avvocato Cuaglio vuole ridimensionare un po', ma sono pur sempre delle affermazioni. Quando io leggo Silletta che dice che lui insieme ad un altro solo in due su base 9 sono usciti la bellezza di 200.000 euro sì. E che la gestione completa di del campionato del Cosenza al momento è quantificata intorno a 720.000 euro, io mi faccio due conti, vedo che qualcosa non quadra. Ora, che giustamente l'avvocato Cuaglio dica i panni sporchi si lavano a casa, ristride anche con il discorso della famosa trasparenza che io ho sempre ammirato da parte della società, ma è stata sempre una trasparenza un pochettino particolare. Perché a questo punto io vorrei porre i due quesiti essenziali che penso che interessano principalmente a tutto il popolo cosentino, che attenzione, non è un popolo che lo dobbiamo valutare solamente sull'assenza al campo. Io vi posso garantire, penso che gli altri colleghi sono d'accordo con me, tantissima gente ci ferma per avere notizie, per sapere l'andamento. Vero è che poi non si traduce la migliore soluzione, però anche in quel caso, perdonatemi, io darei anche una lettura, ma non è assolutamente un consiglio perché l'avvocato Cuaglio è uno di quelli che, voglio dire, nel mondo del calcio c'è stato e sa l'andamento. Per esempio un argomento abbastanza sensibile era quello del biglietto, del costo del biglietto, a nostro parere soso, se proporzionato a altre manifestazioni di categoria decisamente superiore dove la forbice della differenza era veramente minimale in un momento di grandissima recessione e di difficoltà. Forse ecco, sarebbe stato meglio avere 300, 400, 500 persone
a 5 euro e non 100 persone a 8 euro. Quindi poi queste sono, per l'amor del cielo, sono valutazioni che fa la società. Io faccio questa cosa. Io la domanda che pongo, le domande che pongo all'avvocato Quaglio, che sono, mi sono state dettate più che altro dall'opinione pubblica, è cosa prevedeva questo progetto inizialmente, perché noi usiamo sempre il termine progetto, però forse non abbiamo mai focalizzato qual era originariamente il progetto del Cosenza. E la seconda cosa, se comunque, anche se dovessero venire meno delle novità imprenditoriali, se il Cosenza, la società del Cosenza, porterà a termine questo campionato. Allora, uno, sul discorso dei biglietti, che è stato argomento anche di valutazione, per cui i contributi giustamente possono essere variati, però l'abbiamo sperimentato, sì, noi, in una partita specificatamente, abbiamo non ridotto il biglietto, per quanto le 8 euro a Cosenza, allo stadio San Vito, avevamo detto che con i costi che avevamo poteva essere giustificato, tanto più che nella maggioranza degli altri stadi, prendo Acri, la nostra vicina Acri, si pagava 10 euro e non hanno le nostre spese. Ma pur essendoci questa ragione per cui noi avevamo posto a 8 e rendendoci conto delle difficoltà delle persone anche per 8 euro nel momento, nel periodo che stiamo attraversando, in una partita specifica l'abbiamo addirittura dimezzato, non ridotto, a 4 euro. Adesso non ricordo specificatamente. E precisamente però devo farti osservare che numeri alla mano, purtroppo quell'incremento che speravamo, perché un ragionamento simile a quello che hai fatto tu l'avevamo fatto, purtroppo c'è stato invece un calo del 25% nel settore curva. Purtroppo i numeri, poi non lasciano spazio ad ulteriore argomentazione, votazione, ma questo è il dato. Poi invece sul fatto che il progetto che cosa prevedesse. Allora, innanzitutto partiamo da un obiettivo immediato ed un obiettivo di breve e di lungo periodo. Di brevissimo periodo era quello di assicurare il calcio a questa città. E il fatto di aver versato le 350.000 euro, che è stato solo l'inizio dell'avventura, questo ha, grazie poi all'intervento dell'amministrazione comunale, al fattivo operativo intervento da parte del sindaco Mario Chiuto, si è riuscita a realizzare questo miracolo. Poi, come accade, sai, quando le cose si realizzano poi si danno per fatte, come se non fossero accadute. Però io lo capisco, e capisco che è una città come Cosenza, e i tifosi come Cosenza possano legittimamente pretendere, però bisogna essere anche, come dire, realistici e pratici, e dire che questi 9 imprenditori sono riusciti a realizzare qualche cosa che la realtà aveva dimostrato che non era possibile, non è così semplice. Ma del resto anche in questi mesi stiamo vedendo quanto è così all'interesse, perché sai, una cosa che posso dire che in questi 6 mesi ho potuto verificare in queste 2 colonne, tra quanti vogliono dare al Cosenza e quanti vogliono prendere dal Cosenza, se una cosa di immediata, diciamo, percezione, è che la colonna di chi vuole dare effettivamente è stata molto, molto ridotta. Questa non ce lo possiamo, diciamo, nascondere. Quindi sono tempi durissimi. E tutto questo, naturalmente, il nostro progetto di legalità che... Scusami, quando, andando in termini spiccioli, in che misura, a livello proprio economico, quanto è venuto meno? Dall'unità di intento e dalle promesse sulla carta, diciamo. Ma ti posso dire che sul settore, sul punto degli incassi, no dell'incasso, no, sto parlando sull'unità di intenti dei dirigenti, che poi hanno materializzato quello che era la promessa fatta per evitare magari di arrivare, dice lui, ad un aumento di capitale sociale. Chi ha preso l'impegno se poi ha formalizzato l'impegno, dico. L'avvocato si riferiva, sì, a nuove forze meridionali, nella colonna di sinistra era quella di nuove forze. No, ma anche, anche le sponsorizzazioni, questa è la risposta della città. Se i 9 soci avevano previsto un esborso di 100, se poi questi 9
non voglio entrare nel particolare, se questi 100 sono diventati 80, 60, 40, 30, 98. Lui spera 100. Che siano 100, ma, cioè questa sì, situazione no, sia recuperabile. No. Ma del resto, voglio dire, ci sono degli impegni delle persone, gli imprenditori hanno preso degli impegni che, ai quali sicuramente non verranno meno, per cui per me l'impegno preso di 20 è realisticamente poi si realizzerà, anche se non si è compiutamente realizzato al momento, ma insomma sono veramente dettagli. E poi il progetto che cosa prevedeva? Quindi questo di brevissimo periodo, però è un progetto che vorrebbe arrivare, nell'auspicio di arrivare a questo 2014, cioè a festeggiare i 100 anni del Cosenza Calcio. Quindi è certamente un progetto complesso. Ci fermiamo un attimo, avvocato, riprendiamo dal progetto nella terza parte del play, sta volando questa puntata e abbiamo parecchie cose da chiedere ancora. A fra poco. Terza parte di replay, parlavamo del progetto del Cosenza, l'obiettivo è il 2014 con un Cosenza in una categoria diversa. Al momento sembra difficile immaginare questo traguardo, visto che Cosenza è un po' lontano dalla vetta in campionato, ma soprattutto ci sono delle nuvole sulla squadra rossoblù. Ma io tra l'altro vorrei far notare, anche perché insomma un aspetto positivo, comunque siamo terzi, so benissimo, 9 punti dalla prima, e ci mancherebbe altro, erano altri gli auspici, no, assolutamente, su questo siamo reduci da 3 risultati utili consecutivi, che è la prima volta in questo campionato, quindi insomma l'auspicio da parte nostra è anche che ci sia, il Presidente no, si è espresso dopo la partita con l'A, che è una svolta. Ed è chiaro che tutti auspichiamo che ci possa essere una svolta in maniera realistica, in maniera concreta. Abbiamo un mister che è molto come dire, entusiasta, è concreto, è sul pezzo, come suol dire. I ragazzi comunque sono consapevoli del loro valore, sono consapevoli del fatto anche di non essere riusciti ad esprimere al meglio il loro valore nella prima parte del campionato, quindi secondo me ci sono le componenti tutte, perché e poi nell'auspicio che nel momento in cui finalmente finirà il nostro esilio, certamente non voluto, e ritorneremo al San Vito, di ritrovare anche una cornice insomma che sia in linea con quelle che sono poi le prospettive della società, perché tutto il progetto, tutte le componenti del progetto devono muoversi, non dico all'unisono, però con una certa armonia, perché sennò insomma si creano dei disequilibri, dei disallineamenti insomma che poi non... Capitolo settore giovanile, allora è un argomento scottante, c'è un accordo verbale, c'è un settore giovanile che viene gestito bene con buonissimi risultati. I ragazzi sono col sorriso sulle labbra, sono passati accanto a noi proprio l'altro pomeriggio e sono soddisfatti di quanto si sta facendo. C'è questo accordo e c'è da una parte un'organizzazione che ha evidentemente investito. Come mai non si è arrivati dopo l'accordo verbale a siglare l'intesa e a ratificarla? Ma noi riteniamo, a proposito di progetti al quale faceva riferimento prima Didieri, il che non mi ha risposto ancora. Il progetto... Ancora aspetto la risposta io ancora. Quindi allora sì, io sono in attesa della poi risposta. Poi ci ritorniamo. è chiaro che il settore giovanile deve rappresentare una risorsa, un settore strategico della società del Cosenza Calcio. C'è un accordo di massima con Candelieri e con il gruppo Fiore, no? Che sta regiamente gestendo diciamo in questa prima parte il settore giovanile, con una condivisione un po' come si fa nelle buone famiglie, in cui certamente la buona parte delle spese sono affrontate appunto dal gruppo Fiore, altre ne ha affrontate anche se minima parte la stessa società, vedi le iscrizioni piuttosto che l'abbigliamento sportivo, cioè si sta cercando insieme però di individuare la forma più opportuna perché il settore giovanile non sia un'entità diciamo
esterna, ma sia un tutt'uno con il Cosenza Calcio. E questo al di là dei soggetti, dei gruppi, eccetera, cioè è un discorso che noi, il presidente Guarasci in questo ci tiene tantissimo a fare in modo che le soluzioni siano sempre soluzioni di prospettiva, non contingenti, non legate a un particolare momento. Quindi è chiaro che abbiamo un accordo di massima, stiamo riflettendo insieme su quelli che sono i dettagli che consentano quanto più possibile una integrazione del settore giovanile nella società. Però il tempo è tiranno e... E poi è chiaro che dal settore giovanile arrivano delle pressioni, comunque, perché la situazione si sta trascinando ormai da mesi e c'è il rischio che tutto anche lì, come scriveva oggi anche Vittorio Scarpelli, ci sia una rottura. E quindi questo ragionamento deve arrivare in tempi brevissimi. No, ma in dubbio. ripeto, ma su questo io credo che la soluzione sia vicino. L'importante è che sia una soluzione nel bene del Cosenza, come del resto i protagonisti sono tutti per il bene della, agiscono nel bene del Cosenza, per il futuro del Cosenza. Quindi io ritengo che la soluzione sia vicina e comunque, ripeto, una soluzione che veda il settore giovanile integrato quanto più possibile, ancora di più di quanto già lo è, perché è chiaro che il settore giovanile è del Cosenza Calcio. Bisogna individuare insieme la forma migliore, ancora più di prospettiva, per integrare ancora più anche il gruppo Fiore, Stefano. Ecco, alle a proposito, questo potrebbe portare a un inserimento nella società dei vari Stefano Fiore, Candelieri, Aristide Donetti? Ma io devo dire che ho colto da parte di Stefano dei segnali in un'apertura anche di partecipare in maniera ancora più attiva dal di dentro a questa avventura societaria, quindi a me non può che, alla società tutta, non può che far piacere. Credo che se questo percorso dovesse, diciamo, continuare, dovesse realizzarsi, potrebbe essere anche un modo, a maggior ragione, per realizzare quella maggiore integrità e armonia tra le varie componenti. Allora, con il settore giovanile, Stefano ha detto in particolare sì, che ritiene l'accordo condivisibile. Lui parlava... L'ho detto già nel mio primo intervento ad inizio trasmissione, lui parlava di un accordo verbale e una stretta di mano siglata praticamente tra agosto e settembre. Poi aspettava che questo, insieme a Candelieri, si tramutasse in nero su bianco e ancora non c'è stato. Parlava di tempi biblici, l'avvocato qui ha dato sempre atto che in effetti la società spesso e volentieri è arrivata con ritardo su quelle che erano le decisioni che poi sono sotto gli occhi di tutti, insomma il cambio dell'allenatore, dei giocatori da acquistare quando si è giocato senza attaccanti. Ma io un passaggio di Stefano Fiore lo volevo fare anche quando mi ha risposto, quando io gli ho chiesto che il presidente Guarascio sarebbe suo desiderio, il desiderio di Guarascio sarebbe quello di avere Stefano a fianco anche in società, la domanda che poneva prima il collega Gianluca Pasqua. E lui ha risposto, non dico piccato, ma quasi, nel senso che dice ci sono 9 imprenditori che hanno preso l'estate scorsa un impegno per andare a coprire dal punto di vista finanziario e economico l'intero campionato. Ora che si venga da me e si venga a dire di occuparmi di quelle che sono le spese e i pagamenti non è né giusto né proponibile, queste sono state le parole appunto di Stefano Fiore. No, quando si parla di possibili ingressi in società, a parte che in questi giorni ne ho sentito anche di altri, di contatti, io almeno personalmente anche nella mia funzione posso sapere. Smentire che anche Guarascio non ho due o tre imprenditori è alla ricerca, è alla ricerca, ha detto sì Guarascio. Sì, ma il fatto dell'apertura della compagine societaria è diciamo un qualcosa che sin da quest'estate il progetto, proprio perché il progetto possa essere duraturo soprattutto in questi periodi di crisi profonde, perché il calcio possa avere la giusta attenzione con tutto quello che è il problema degli incassi per Sky e per altro, è normale che la base societaria deve essere quanto più allargata possibile. Di questo non abbiamo fatto mai mistero. Quindi a maggior ragione, ripeto, io ho colto un segnale da parte di Stefano di poter partecipare a questa compagine societaria, ma quando si parla di ingresso in società, di condividere un'avventura, non è mai un discorso di sopportare, entrare per sopportare dei costi o delle spese.
non funziona così. Entrare in un gruppo societario, far parte di una compagine societaria, significa condividere, abbracciare il progetto in tutte le sue dinamiche. E ci sono dinamiche positive e dinamiche negative. Non ci dimentichiamo che il Cosenza Calcio ha un marchio, cioè ha una importante, un asset, se così vogliamo, che parte dai quei 350.000 euro così depositati sulla scrivania del presidente Abete in quella giornata di agosto, ma poi si costituisce ulteriormente da una serie di situazioni che lo rendono di valore. E testimonianza di questo valore è proprio l'attenzione, l'interesse che, giustamente, come è stato detto, anche da parte di una tifoseria tra le più calde, tra le più numerose d'Italia, interesse che al momento non è più verso queste situazioni, diciamo, societarie interessato, più che verso il campo, forse perché il campo in questo momento non riesce ad esprimere, anche in questa categoria, insomma, un tipo di spettacolo all'altezza. Anche se noi di questo passato dimostra, quindi, gradiremmo e vorremmo parlare anche di questioni, principalmente di questioni tecniche. Da venerdì in poi, magari. Magari da venerdì in poi. Io la domanda che volevo porre, anche perché ce l'hanno chiesta poi in tanti amici, tifosi, telespettatori, gente che ci segue ormai da tempo, con mail, con telefonate, vogliamo far capire lo stato di salute in questo momento al 6 di febbraio della società Nuova Cosenza Calcio, qual è, se c'è la pressione alta, se è bassa, se è anemica o meno, come stanno le cose effettivamente, questo a beneficio dei telespettatori? Allora, la società, innanzitutto proprio perché è nata pochi mesi fa, non può avere delle criticità finanziarie, è in dubbio. Questo perché? Anche perché il modo di agire di questa società, che ha bandito completamente sistemi di pagamento, diciamo così, differiti, questo lo sappiamo, esatto, o altre bonifici, eccetera, lascia naturalmente tutto fotografato in maniera chiara, trasparente, senza grandi situazioni in sospeso. Che ci sia delle problematicità è normale, inutile nasconderselo. Ripeto, non giochiamo in casa dal 18 dicembre, quindi è chiaro che la chiamata alle armi, diciamo così, e quindi ulteriori contributi da parte di venuta ancora prima. Non è che avete fatto una sorta di class action, tra virgolette, i nuovi soci verso chi questo sprovveduto ha recato questo danno, no? Sarebbe stata la cosa più giusta, ma al momento non l'abbiamo perseguita questa strada. È chiaro che il danno è enorme, e non è soltanto il mancato incasso dei botteghini, è tutto il movimento delle sponsorizzazioni, che è già lento per il momento di crisi che abbiamo, eccetera, eccetera, si è praticamente paralizzato. Si è paralizzato, quindi è un danno enorme. Lo stato di salute, delle problematiche ci sono, testimoniato dal fatto che i rimborsi di dicembre non abbiamo potuto, diciamo, corrispondere il 10 gennaio, quindi siamo un po' in ritardo, ma in settimana provvederemo, ma credo che nella media delle società, delle 162 società di Serie D, invito voi giornalisti a fare un'inchiesta, un dossier, che tipo di arretrati ci siano, quindi i rimborsi di dicembre, abbiamo qualche settimana di ritardo, quindi è chiaro che, perché i soldi nessuno, come dire, li... E quindi è questa la situazione. Ad oggi? È una situazione, dicevo, come guardano tante società, un po' di problemi che stiamo affrontando e man mano risolveremo. Dopodiché gli imprenditori, le persone che si sono impegnate continueranno a farlo e comunque c'è tutta l'intenzione, la voglia ferma, decisa e determinata di andare avanti. Benissimo. Allora, a proposito del settore abbiamo sgombrato il campo, c'è la voglia di andare avanti. Anche perché sono le possibilità di fare ancora risultati, voglio dire, c'è la possibilità di giocarsela ancora. Come no? Perché non è che l'interreggio è la squadra di Marziani, assolutamente. Oggi De Maria si lamentava perché hanno spostato la gara per i due del Marsala. E quindi dici, dopo dovremo affrontare quattro partite nell'arco brevissimo di 7-10 giorni. Il corso sarà contento di sapere durante. Bisogna stare attenti perché il Messina avrà 6-7 punti, caro avvocato, e lì si sono affidati a Grassani. Fine mese arriveranno 6-7 punti al Messina e lì forse il campionato diventa più interessante. Molto più interessante. Tornando alle sponsorizzazioni, mi viene in mente anche l'amarezza che ha esternato il presidente del Giovanile Candelieri quando ha detto: il fatto di non avere una ufficialità nel mio ruolo mi impedisce anche di muovermi e quindi di contattare amici, sponsor e altri. È una situazione che è solo di esborso, che poi evidentemente
toccherà al Cosenza Calcio se non dovesse trovarsi un accordo. Ma su questo fa parte dell'accordo, sono dinamiche all'interno dell'accordo che stiamo predisponendo. L'unica cosa certa è che nella misura in cui, se non si dovesse addivenire ad un accordo, è chiaro che nessuno, come dire, rimarrà con il cerino in mano, su questo non ci sono dubbi. È vero che ci sono, si parla di settore giovanile, si parlano di spese, e per carità ci sono, e nella maggior parte sono affrontate appunto dal gruppo Fiore. Nello stesso tempo, voglio dire, delle due una, nel senso che comunque c'è anche un patrimonio che si è creato. Quindi in un modo o nell'altro si troverà la misura, così come una buona famiglia si sta cercando di risolvere questa situazione, perché tutti comunque alla fine arrivino soddisfatti. Non c'è nessuno che potrà rimanere, come dire, insoddisfatto, perché è vero che ci sono delle poste, diciamo così, passive che riguardano il settore giovanile, ma è anche vero che ci sono delle poste attive, molto interessanti. Quindi in un modo o nell'altro c'è il modo di trovare una soluzione che soddisfi tutti. Quella che è la nostra intenzione, che sia un modo che soddisfi il Cosenza Calcio, al di là della contingenza storica di questo periodo, comunque anche per il futuro, al di là di gruppi o persone o specifici, cioè deve essere una soluzione, come dicevo prima, il settore giovanile quanto più sia integrato nella società madre. Questa è la nostra intenzione. E credo che ci siano i presupposti per farlo, perché abbiamo avuto anche, ripeto, c'è un gruppo molto valido, Gruppo Fiore, in prima persona Francesco Candelè, che da persona, al di là dell'impegno finanziario, quello che conta è l'impegno e la passione che chi veramente ha a cuore le sorti del Cosenza, quotidianamente, diciamo, nei suoi gesti, nei suoi comportamenti, pone in essere. E Francesco da questo punto di vista si sta veramente spendendo, quindi sicuramente non arriverà deluso. Tipo Gatto. No, volevo solamente dal punto di vista, poi lei, martedì scorso ha incontrato i giocatori, queste polemiche sicuramente non fanno bene all'ambiente. Come ha trovato la squadra e soprattutto il morale della squadra com'è? Ma io ho trovato, senza scendere nei dettagli, però ho trovato un gruppo determinato, un gruppo consapevole del proprio valore, un gruppo che ha ben fotografato la prima parte del campionato, hanno insieme visto quelli che sono stati i limiti e hanno una tenacia, una forza anche di dimostrare quello che valgono. E che se questo non è accaduto per una serie di situazioni assolutamente imponderabili, perché da questo punto di vista siamo stati anche sfortunati, e in più c'è quella criticità iniziale legata a come siamo partiti. Basta ricordare che noi, mentre salivamo a San Giovanni in Fiore per il ritiro, tra l'altro presso la struttura del Socio Silletta, mentre noi salivamo su, l'Interreggio scendeva, quindi è chiaro che, però ripeto, ho trovato un gruppo determinato, vuole dimostrare ancora prima che agli altri, a se stesso, che cosa è capace di fare. E non è strano che adesso le polemiche sarebbero proprio il momento migliore della squadra, quando con Napoli hanno cacciato fuori veramente... Sì, no, queste sono dinamiche che io sì anche effettivamente ho difficoltà a capire, però ritengo che faccia anche parte del gioco il fatto di sollecitare, di perché finché ci si mantiene entro certi limiti, non ci sono attacchi personali, attacchi diciamo di natura, perché quelli poi ci sono altri strumenti per reagire a tempo debito, se si mantiene il gioco delle parti, per carità, sarà anche che, come dire, io capisco anche che il grigiore della categoria che ha avvolto un blasone così eccelso come quello del Cosenza, è chiaro che forse non basta il calcio giocato, purtroppo anche questa è la considerazione, ed è come mai insomma ci si basi su questo. Certo, è chiaro che se il campionato è fermo e non si può scrivere anche sulla posizione in campo di un giocatore, magari anche ci si attardi anche su situazioni diverse. Con questo non voglio dire che la stampa crei delle situazioni che non esistono, delle problematicità ci sono, giustamente vengono registrate, viene posto l'accento in un momento piuttosto che un altro.
si può discutere su un piano di opportunità, giustamente, come in questo momento, che è la prima volta nel campionato che la squadra siamo fa terzi, tre, siamo terzi, e la squadra fa tre risultati utili consecutivi, è strano, anche a me, su un piano dell'opportunità, però tutto è legittimo, che ci sia questo rinfocolare di polemica. Ma diciamo che un po' il fil rouge di questo campionato è stata anche, è stato detto a margine di risultati positivi o negativi, che la società, per quanto, ripeto, tanta buona volontà, tutto il resto, c'è una lentezza evidente. Questo non è stato scritto solo quando si vince, anche quando si perde. Io ricordo, non dico titoloni, ma comunque veniva sottolineato questo discorso qui, che è sotto gli occhi di tutti. Ripeto, ci sta lo scotto del noviziato, ci sta un po' tutto, però che un allenatore venga esonerato e poi sostituito a distanza di 10 giorni, che una querela del settore giovanile si tiri avanti per mesi e mesi, certo il calcio giocato piace a tutti, e la il nostro auspicio è che il Cosenza vinca il campionato, perché dobbiamo volare basso da questo punto di vista. Il nostro auspicio che però ci siano delle frizioni e dei discorsi, insomma, negativi, non possiamo non dirlo, e non penso sia strategico mettere cose piuttosto che altre. Io credo che si segua la realtà, si segua quello che avviene. Non vedo, non c'è faziosità, a mio giudizio, poi ognuno è libero di pensarlo come vuole. Massimo. Vittorio ha fatto l'affermazione, una domanda che è già una risposta, condivido. Infatti, intanto faccio i complimenti all'avvocato Quaglio, perché calcisticamente parlando è già pronto per i ruoli dirigenziali di volare anche alto, perché ha una... Il calcistichese? Calcistichese, no, no, ma penso che intanto il suo ruolo professionale lo aiuta tantissimo. Lo aiuta. Ma poi, voglio dire, in dibattiti calcistici si troverebbe molto bene, è un complimento, non è una critica. Invece la domanda che pongo io è, considerato che la maggior parte dei dirigenti, come abbiamo ribadito diverse volte, hanno pagato lo scotto del noviziato, a distanza di 6 mesi, e questa è una domanda che pongo a lei, se è stato oggetto di discussione, si sono resi conto della grande chance che abbiamo avuto quest'anno nel poter vincere un campionato, a mio parere, a mani basse, pagando, al di là lo scotto del noviziato, questa lentezza, e mi ricollego a Vittorio, su alcune decisioni che secondo me dovevano essere presi, al di là dell'allenatore, ma dovevano essere presi con un notevole anticipo, e che hanno vanificato, io purtroppo sono vado con i piedi per terra perché i colleghi sanno che a me piacciono molto i numeri, e io dico che il Cosenza, per raggiungere l'Interregio, dovrebbe mantenere una media di 2,80 punti a partita. È qualche cosa di al momento, visto l'andamento del Cosenza, che ha avuto un andamento molto a pettine, diciamo, no? Quindi lei ribadiva che gli unici 3 risultati positivi sono gli ultimi. Ecco, se la società ha preso coscienza di aver fallito una grandissima chance per vincere il campionato. No, la società nel mentre si è resa conto effettivamente che era possibile mirare a qualcosa di importante. Ma diciamo che sin da subito effettivamente credo che abbiamo messo in condizione l'area tecnica, il direttore sportivo, di poter allestire una rosa importante. Una rosa importante con un budget. Quindi la colpa è dell'area importante. Tecnica? No, qui non si tratta né di colpe né di responsabilità, non è che mi voglio sottrarre a questo gioco. Siamo tutte le componenti di una sola situazione. È chiaro che nel momento in cui un direttore sportivo può essere anche il più bravo e il più riconosciuto, come o un grande campione, una persona eccelsa come Stefano Fiore, scende in campo in una situazione di assoluta emergenza, in cui effettivamente si mette a creare una compagine, diciamo, una squadra, quando gli altri già, l'Interregio viene già con una rosa o comunque un'intelaiatura già dallo scorso anno. Quindi è chiaro che l'obiettivo di salire quest'anno, tra parentesi, con l'obiettivo di salire. Quindi è chiaro che ci sono una serie di problematiche che sono venute fuori, quindi ci siamo resi conto della possibilità, certo, l'abbiamo fatto, non ci dimentichiamo però che nella fase, anche una delle fasi cruciali del campionato, a un certo punto
abbiamo perso in una sola partita contemporaneamente, a parte delle espulsioni che abbiamo subito per uomini importanti, poi Tedesco Mocero, le due situazioni avanzate e non eravamo ancora a mercato aperto, dove Tedesco, un bravissimo ragazzo, eccetera, ha avuto un momento di follia, un momento di follia, e quindi che cosa addebitare a una gara tecnica che non ha scelto in base a uno stato psicologico, sa, è un momento di follia, ci sta, così come Mocero, che tante soddisfazioni adesso sta dando, superati 10, è un infortunato per un discorso alla costola, quindi sono problemi concreti. Vabbè, che noi a fine novembre avevamo 11 giocatori contati, la panchina era una panchina, voglio dire, di ragazzini. Ripeto, qualitativamente non era da Serie D, a mio parere, poteva essere come seconda linea, ma di supporto a determinati risultati, ma non che avessero potuto cambiare secondi a Franco. Mi fermo. Voglio fare un'ultima domanda io, perché ne ho fatte pochissime, stasera ho ascoltato tanto, mi fa piacere che i colleghi insomma siano intervenuti in maniera pregnante. Molti vi accusano che ci sono pochi competenti in questa società, pochissimi. Lei cosa risponde? Competenti di calcio? Non è un'accusa, è un dato di un fatto. Un dato di fatto, diciamo, molti dicono... Diciamo che siete incompetenti. È vero, infatti la miscela giusta è stata di una dirigenza incompetente calcisticamente, ma dal punto di vista aziendale, diciamo, ha delle esperienze che ha potuto apportare, dare un contributo, e dal punto di vista tecnico ci siamo potuti affidare, delegando in toto le scelte tecniche a chi veramente di calcio ne capisce, e su quello tutti siamo d'accordo, che è un Stefano Fiore. Grazie. Allora, grazie, tempo scaduto, a me più che l'incompetenza preoccupa l'incompatibilità, se c'è speriamo che non ci sia o che venga meno. Grazie all'avvocato Quaglio, Franco Segreto, Vittorio Scarpelli, Massimo Vidieri e Pippo Gatto, che continuano a studiare il tablet con la cucina, oppure siamo al meteo. Rodolfo Magliocchi, Vittorio Chiuto, Renzo Leonetti e Giuseppe Costanzi, messi in onda, ci vediamo venerdì sera, arrivederci.